Rieccoci allora in diretta per raccontarvi ancora l'andamento dei mercati finanziari. Attenzione perché il DAX sta perdendo il 2,52%, siamo sui 12.500 punti e con i dati macroeconomici che sono stati pubblicati anche per l'Eurozona abbiamo un meno 26,1 come sentiment del settore dei servizi a luglio, un 7,8% di disoccupazione rispetto al 7,7 di maggio. Il tasso di riferimento è quello del mese di giugno, mentre gli affari. L'indagine su affari consumatori 82,3 superiore a quello di giugno che era di 75,8. Il dato è riferito, chiedo scusa, a quello del mese di luglio. È il momento di collegarci con Cristiano Minniti, strategist dell'Istituto Svizzero della Borsa. Cristiano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Giacomo e grazie per questo graditissimo invito. Grazie a te ovviamente per la disponibilità. Per parlare di valute, dato che comunque arriviamo dalla seduta della Fed, quella di ieri, che ha generato direi un discreto movimento, una discreta volatilità sul dollaro e quindi anche sul resto dei vari cambi, insomma con l'euro, con la sterlina e con lo yen in particolare. Ma di Forex con te parliamo in maniera un po' diversa, parliamo attraverso quello che di fatto è il trading algoritmico. E allora, ti do subito la parola così ci racconti un po' come funziona, insomma, le dinamiche che si vanno a innestare attraverso il trading algoritmico, anche con l'aiuto di alcuni grafici, di alcune slide che hai preparato per noi. Assolutamente, Giacomo, come hai ben detto, ieri la Fed ha creato del movimento e vedremo se nelle prossime ore si confermerà quello che è un po' un trend ricorrente della Fed, il cosiddetto Eurobust, per cui a seguito delle notizie derivanti dal meeting della Fed si ingenera un calo dell'euro e un recupero del dollaro. Abbiamo visto infatti il dollaro estremamente sotto pressione in queste settimane, e questo corrisponde al fenomeno contrario, al cosiddetto Euroboost, che invece è il fenomeno per cui statisticamente l'euro tende a crescere in maniera rilevante nei giorni precedenti alla Fed, per poi invertirsi, come abbiamo detto, subito dopo. E io sono uno strategist dell'Istituto Svizzero della Borsa che si occupa di trading algoritmico in particolare, quindi nelle slide che ho preparato daremo uno sguardo alla situazione del mercato Forex e all'approccio algoritmico che noi abbiamo avuto in questi mesi attraverso un prodotto algoritmico, un software chiamato Quasar, che è stato da noi sviluppato appunto insieme all'Istituto Svizzero della Borsa e insieme a Traders Magazine. E condivido un attimo la nostra presentazione e Sì. andiamo subito nel vivo della questione. Sì, tra pochi istanti dovremmo essere in grado di vedere, insomma, di condividere anche con gli amici a casa, la tua schermata e quindi, insomma, il tuo grafico con la regia che ci assiste ovviamente e intanto ovviamente Assolutamente. stiamo guardando con preoccupazione anche quello che accade sui mercati, anche se adesso c'è una lieve correzione da parte, o meglio, una lieve ripresa, lima un po' le perdite il DAX, siamo a meno 2,3%. Ho visto intanto la condivisione che è andata a buon fine, corretto? Chiedo anche alla regia. Perfetto, Ottimo. puoi partire, Cristiano. Bene, bene, bene. E parlavamo quindi di trading algoritmico. E quindi mi fa piacere fare un piccolo focus su quelli che sono i vantaggi e le peculiarità del trading automatico rispetto all'operatività discrezionale. Innanzitutto, il trading automatico ci permette di avere un monitoraggio costante dei mercati. Questa è una fattispecie molto rilevante se consideriamo che il trader umano invece ha dei forti limiti derivanti dal fatto che più di un tot ore non riesce, ovviamente per limiti fisici, a mantenere la concentrazione, deve mangiare, deve dormire, deve rispondere alle incombenze della vita. La macchina no. Il trading automatico ha la possibilità, tramite l'ausilio di supporti specifici come una VPS, di monitorare costantemente i mercati H24. Questo si traduce in primo ordine in un tempo minore del trader utilizzatore del tempo trascorso davanti al PC.
a sua volta si traduce in una migliore qualità di vita. Ecco che attraverso l'ausilio di strumenti algoritmici, il trader può ritrovare alcuni spazi da dedicare al suo lavoro principale, se non è il trading, oppure alla famiglia, agli hobby o a quant'altro, demandando grossa parte dell'operatività giornaliera al software. Un altro aspetto molto importante è quello relativo allo stress e all'emotività. Noi tutti sappiamo quanto la componente emotiva incida nell'operatività sul trading e sappiamo quanto invece ridurla, andarla a contestualizzare possa dare vantaggio al nostro trading quotidiano. Ecco, i software non risentono di questa forma di stress, non risentono di questa forma di emotività bifaccia, no? Che ha degli aspetti diversi a seconda se le nostre posizioni siano in profitto oppure in perdita. Un altro elemento che sembra scontato ma non lo è ovviamente la superiorità dell'intelligenza artificiale, quindi dell'intelligenza algoritmica rispetto alla potenza di calcolo della mente umana, che ovviamente è limitata. E da ultimo, che è anche quello che vedremo nelle prossime slide, l'approccio sistematico che il trading algoritmico può dare, quindi un approccio appunto non discrezionale ma sistematico ai mercati che si basa su dei presupposti statistici e quindi su delle evidenze di ricorrenze statistiche che si possono essere andate ad intercettare nel corso degli anni. E allora, questa ce l'abbiamo, siamo ancora con Chris, con Cristiano, o è solo un Sì, siamo Cristiano, assolutamente. No, ci mancherebbe, visto che c'era stata questa pausa Sì. ma come giusto che sia, insomma. Andando avanti, andiamo qui a questo punto nel vivo, insomma, della spiegazione, insomma, riguardante il Esatto, trading sulle esatto. valute. Esatto, andiamo in una breve spiegazione di quello che è Quasar, questo prodotto che è un trading system algoritmico in grado di automatizzare gli investimenti sul mercato Forex. Come lo fa? Lo fa attraverso indicatori ed algoritmi proprietari di cui è dotato. In particolare, questo trading system è stato studiato, progettato e realizzato per raggiungere uno scopo preciso, che è quello di creare un sistema di trading che potesse essere molto resistente alle evoluzioni dei mercati del biennio 2020-2021, che da previsioni sarebbero stati molto movimentati e sicuramente i fatti non hanno smentito queste previsioni. Alcune cifre che spiegano un po' il lavoro che c'è stato dietro la progettazione di Quasar: 48.000 test effettuati, 17 mesi di attività su conti reali ininterrotta da febbraio 2019, quindi da 9 mesi prima che il sistema venisse commercializzato, 93% di profitti conquistati su uno dei conti test che è stato utilizzato e 30% di profitto realizzato negli ultimi 4 mesi su un altro conto test che è stato inizializzato principalmente per dare uno stress test relativamente alla situazione del coronavirus. Coronavirus che ha cambiato estremamente le carte in tavola per quello che riguarda il trading sul Forex. Vediamo l'indice VIX utilizzato molto in questi mesi per capire la situazione della volatilità e vediamo quale impennata ci sia nel corso del mese di marzo. L'indice raggiunge livelli inauditi per poi scendere progressivamente a livelli più bassi, che comunque sono livelli relativamente alti se confrontati con i livelli pre-Covid. Quindi vediamo una volatilità altissima a marzo che però poi non ha mai abbandonato i mercati, rimane su livelli sostenuti e non possiamo sapere cosa succederà nelle prossime settimane. E tradotto in termini, diciamo, di Forex, andiamo a dare uno sguardo su quello che è successo in questi mesi. Vediamo innanzitutto il dollaro USA, questo è il cambio dollaro franco-svizzero. Vediamo la caduta del dollaro nella prima fase relativa al Covid. Questa era una fase in cui si stava a livello mondiale in qualche modo sottovalutando quale potesse essere l'impatto. Il dollaro cade e poi a un certo punto, ci troviamo a ridosso degli inizi di marzo, avviene un'inversione decisa. In Ah questa sì. inversione succede, Giacomo, qualcosa di importantissimo. Il dollaro, a differenza di quanto era avvenuto in passato, viene considerato valuta rifugio. Questa è un'inversione importante perché noi esperti di Forex eravamo abituati a considerare due valute principalmente valute di rifugio, il franco svizzero e lo yen giapponese.
In questa crisi relativa al coronavirus, quindi quando si va ad espandere il concetto di lockdown in tutto il mondo, il dollaro assurge a valuta rifugio per antonomasia e fa un rally estremamente importante che ad esempio su questa coppia di valute lo riporta da 0,91 e qualcosa fino alla soglia di 0,99, per poi iniziare una lenta discesa precipitata in questi ultimi giorni, dovuta per lo più al recupero delle borse mondiali, e soprattutto quando parliamo di borse, in questo caso parliamo degli indici americani. Quindi vediamo che quando le borse hanno ricominciato il loro cammino di risalita, soprattutto l'S&P e il Nasdaq, il dollaro ha lentamente riperso il suo ruolo di valuta rifugio fino ad arrivare al momento attuale in cui si trova ad un minimo molto molto importante relativamente agli ultimi 5 anni. Cose similari accadono sulla sterlina. Vediamo la sterlina nei primi giorni ha una caduta impressionante, dovuta innanzitutto a quello che abbiamo detto prima, quindi alla forza acquisita dal dollaro americano, ma anche alla gestione un po' scoordinata, passatemi il termine, della situazione coronavirus attuata dal governo inglese nei primi giorni. Sì, è un eufemismo, direi, scoordinata, ma insomma ci siamo intesi. Esattamente, esattamente, sono stato molto morbido. Sono stati giorni di caos, in quei giorni la sterlina è andata in enorme difficoltà e venivamo diciamo, dalla conclusione del processo Brexit, l'inizio dei negoziati, la gestione, insomma, abbiamo detto scoordinata e va bene così, del coronavirus, il dollaro forte, la sterlina crolla e crolla in una maniera per molti anche inaspettata, perché ricordiamo che quando noi a dicembre ci troviamo alla soglia di 1,35, sentivamo analisti in tutto il mondo dire che saremmo arrivati a 1,50, una previsione completamente sballata. Se consideriamo che a ridosso della metà di marzo ci siamo trovati praticamente a 1,14, ci siamo ritrovati quindi con un minimo estremamente importante e poi con un recupero che è partito e ha portato la sterlina fino alla soglia di 1,30 dove si trova in questo momento. E per finire questa disamina sul Forex, un altro cambio che veramente ci ha fatto vedere un comportamento disarmante, il confronto fra euro e dollaro australiano. Vediamo che qua il dollaro australiano, un po' memore di tutta la Euro e dollaro australiano? Ah sì, euro e dollaro australiano. Ok, scusa, non avevo capito. Esatto, euro-dollaro australiano. Qui sono successe veramente cose dell'altro mondo. Venivamo da una situazione difficile per l'Australia, mesi e mesi di incendi, economia assolutamente provata. Ma come sappiamo, l'economia australiana è anche molto dipendente dall'economia cinese. Quindi l'inizio della fase coronavirus, in cui l'economia cinese è stata la prima a sentire lo scotto perché è la prima nazione ad avere enormi problemi relativamente al Covid, come purtroppo sappiamo, ha fatto sì che il dollaro australiano crollasse in maniera veramente eccezionale. E vediamo questi due picchi sul grafico, uno che lo porta a 1,82 e l'altro addirittura gli fa superare 1,97, che sono due veri e propri flash crash notturni in cui nel corso della notte il cambio ha avuto un salto impressionante, creando ovviamente dei disastri sui conti di trading di tutto il mondo. Se andiamo a fare una disamina di lungo periodo, vediamo che questo cambio nel giro di pochi mesi è partito dalla soglia di 1,60, ha toccato in un flash crash la soglia di 1,97 per poi gradualmente riscendere alla soglia di 1,60, quindi un'escursione ai 3.700 pip andata e ritorno, che è un'escursione che mediamente noi su cambi di questo genere vediamo nel corso di anni, Certo. avvenuta nel giro di 3 mesi, fondamentalmente 3 o 4 mesi. Insomma, Questa è stata. qui ci ricolleghiamo, insomma, quando hai detto che è successo un po' di tutto sostanzialmente su questo cambio euro-dollaro australiano che seguiamo noi in realtà non con così tanta attenzione, ma effettivamente tale movimento è stato decisamente interessante e inusuale, insomma, in qualche modo. Assolutamente, assolutamente, un movimento lo possiamo definire anche assurdo che ha creato non pochi danni, anche perché questo è un cambio molto apprezzato da molti trader perché offre grande volatilità e quindi grandi occasioni di mercato. E questa è stata la nostra fotografia sul Forex di questi mesi, dal coronavirus ad oggi.
Questa è stata la risposta del nostro trading system algoritmico, che era un trading system che è studiato per affrontare questo tipo di momenti. Quindi, Quasar non è un trading system studiato per la pace, ma un expert advisor studiato per la guerra. Perché? Perché il mercato ormai di queste situazioni ne offre ricorrentemente in maniera più o meno costante. E quindi un trading system che possa cavalcare il mercato del Forex nel lungo termine deve avere questo tipo di resistenza. E vediamo qui la curva dei drawdown, che è sempre molto contenuta, è sempre è quasi trascurabile rispetto a tutto quello che è successo. E quindi in questo frangente il sistema algoritmico ha dimostrato tutta la sua stabilità caratteristica per la quale è stato creato. E andiamo a vedere qualche risultato. E questo è un conto su cui è stato effettuato uno stress test relativo proprio al coronavirus. Questo conto è stato impegnato sulle valute che abbiamo visto in precedenza, in particolare su EURAUD e USDCHF. Vediamo che i risultati in termini di profitto sono assolutamente interessanti perché il sistema ha approfittato della volatilità per fare delle performance molto molto importanti, ma le cose interessanti sono anche il drawdown assoluto estremamente contenuto e soprattutto la percentuale di trade in profitto che a questo aggiornamento che è di pochi giorni fa si attesta intorno al 90%, quindi una risposta molto forte del sistema, come anche una risposta molto interessante quella avvenuta su questo conto, un conto reale che è stato utilizzato malignamente dai nostri analisti su tutte le vicende più burrascose degli ultimi 2 anni, quindi la Brexit e il coronavirus. Questo conto si è fatto tutto l'anno della Brexit lavorando su sterlina dollaro e poi si è fatto anche tutto il coronavirus lavorando sul dollaro australiano ininterrottamente. Un drawdown anche qui molto contenuto, un profitto che si aggira intorno al 92% realizzato in circa 17 mesi e una percentuale di trade in profitto dell'82%. Tutto questo non perché Quasar sia il sistema mondiale, diciamo, irraggiungibile in termini di struttura algoritmica, ma perché è un sistema studiato per affrontare mercati burrascosi e quindi i risultati poi sono connaturati a questo tipo di impostazione. E infatti, quando parliamo di risultato, già e con questo concludo, parliamo Sì. del fatto che poi noi possiamo descrivere come vogliamo un sistema, ma poi quelli che parlano nella vita, in tutti i settori della vita come nel trading, che sono i risultati. E questa struttura algoritmica ci ha permesso di avere risultati estremamente soddisfacenti, di superare molte avversità e di produrre comunque una crescita stabile e costante dei capitali su cui stati impiegati. Grazie, Giacomo. Beh, grazie a te Cristiano, un ringraziamento speciale a Cristiano Minniti che ci ha illustrato, insomma, le analisi del trading algoritmico riguardante le valute, ovviamente con focus su quello che di fatto è il focus della Trading Week, cioè il post-Covid e come i vari asset hanno reagito appunto al post-Covid. E allora, grazie davvero al post-Covid, all'emergenza sanitaria sostanzialmente, quindi in generale agli effetti sui mercati finanziari, non soltanto della pandemia. Grazie ancora a Cristiano Minniti, strategist dell'Istituto Svizzero della Borsa. Buon lavoro e a presto. Grazie a te Giacomo, un saluto a tutto il nostro pubblico, una buona giornata. Noi ci fermiamo per un breve break pubblicitario. Al rientro analizziamo un po' quello che sta accadendo a livello di indici con Daniele Lavecchia di Traders Magazine e poi un ultimo sguardo sulle valute dopo le decisioni della Fed con Stefano Gianti. Restate con noi.